Sì. Iniziato? Sì, è iniziato. Ok. Ciao a tutti, questa è la prima diretta che faccio con voi. Aspettiamo che arriva qualcuno così vi saluto tutti insieme. Oggi facciamo le orecchiette insieme, visto che io sono barese, della provincia di Bari e pugliese, facciamo insieme le orecchiette. Aspetto di vedere qualcuno, ecco già c'è qualcuno, aspettiamo e io vi faccio vedere, ecco. Piano piano adesso iniziamo insieme, vi dico un po' di cose riguardanti le orecchiette, chiacchieriamo un po' e facciamo la diretta. Siete in 30 adesso, aspettiamo un altro poco. Allora, innanzitutto, ciao. E io mi presento, chi di voi mi segue già da tempo sa benissimo che io sono della provincia di Bari, sono di Conversano, una città bellissima che vi invito tutti quanti a visitare. E, regista, se tu mi parli da dietro al telefono io non ti capisco. Poi iniziamo facendo le orecchiette, così poi magari io mi rilasso un po' e cominciamo a chiacchierare, va bene? Allora. Le orecchiette si fanno con la semola, non si fanno con la farina bianca, ma si fanno con la farina di grano duro. E quindi semola che sia o rimacinata o semola normale, semola. E quindi si aggiunge l'acqua calda all'impasto. Calda significa ben calda, però non bollente. Dobbiamo avere comunque la possibilità di toccare l'impasto e quindi non deve essere troppo bollente, se no andiamo a cuocere la farina e l'impasto non è più utilizzabile. Allora facciamo così, vieni più qua così facciamo vedere l'impasto. Queste sono 300 grammi di semola rimacinata e questa è l'acqua che come vedete fuma, ma è calda ma non troppo bollente. L'aggiungiamo poca alla volta, io inizio con un cucchiaio perché non voglio sporcarmi troppo le mani, se no poi mi devo spostare per andare a lavarmi le mani, si vede l'impasto? Ok, aggiungiamo poca alla volta, non aggiungiamo tutta l'acqua insieme, poi vi metterò il link della ricetta, comunque sono, sì, la ricetta prevede metà della farina, della quantità della farina di acqua. Scusate l'emozione, però mi devo ancora calmare. Ciao Stefano. Ciao Stefania, allora, siete già in tanti. Allora, come vedete, questo è un inizio dell'impasto. Deve essere bello sodo perché sennò quando andremo a formare l'orecchietta si appiccicherà le dita e non riusciremo assolutamente a fare le orecchiette. Un'altra cosa, per fare le orecchiette non dobbiamo avere le unghie troppo lunghe perché è impossibile fare le orecchiette con le unghie troppo lunghe. Allora, adesso l'impasto si sta formando e poi soprattutto dopo aver fatto l'impasto lo mettiamo a riposare una decina di minuti. Permettiamo alla farina, alla semola di reidratarsi e di formare un bel impasto liscio. Poi quando lo riprendiamo lo rilavoriamo un altro poco e facciamo tanti cordoncini. Comunque adesso vi farò vedere. Allora, l'impasto è quasi pronto. Quindi se questi sono 300 grammi di semola rimacinata, aggiungeremo 150 ml circa di acqua. Perché circa? Perché la quantità di acqua necessaria, ma non solo per le orecchiette, per tutti i tipi di impasti, dipende dall'umidità dell'aria. Quindi se abbiamo una giornata umida, avremo bisogno di meno acqua. Se invece abbiamo una giornata secca, avremo bisogno di più acqua, quindi a volte nelle ricette noi diamo un'indicazione, però sta sempre a voi controllare l'impasto. Allora, questo è l'impasto che ho preparato, però non è ancora pronto, lo dobbiamo lavorare per bene. Allora, nel frattempo che io lavoro l'impasto, Saluti da Cagliari. Cagliari. Buongiorno ciao Cagliari, dalla Calabria. ciao Calabria. Dimmi i nomi delle persone, così posso salutare. Sara Panarelli. Ciao Sara! Franzi della Calabria. Franzi, ciao!
Allora, adesso poi quando finisco chiacchieriamo un po'. Sto aggiungendo un po' di farina perché nell'emozione ho aggiunto un po' d'acqua in più e io già lo sento che l'impasto non è bello sodo come dovrebbe essere. Allora, l'impasto deve essere bello liscio e questo movimento qui in Puglia si chiama stricare l'impasto. Vieni più vicino così glielo faccio vedere. Questo è stricare l'impasto. Se c'è qualche domanda, fate pure, che io nel frattempo che impasto vi rispondo e così mi rilasso un po' e se ne va pure un po' l'ansia. Veneto. Ciao Veneto. Chi è Veneto? Si chiama Veneto la persona? Dal Veneto. Dal Bianca, ma signora Bianca. Signora Bianca? Sì. Ciao Bianca. Ciao dalla Toscana, Alessandra. Ciao Alessandra. Puglia, Ortanova. Ciao Puglia, Ortanova. Ciao da Roma. Ciao da Roma. Devo dire che guardando gli insights della pagina, Sicilia. La città che mi segue di più è Roma. Ciao Roma. Pensavo fosse Bari, invece no. Buongiorno a Sant'Andrea, provincia di Frosinone. Ciao, provincia di Frosinone. Un'altra dalla Sardegna. Ciao dalla Sardegna. Noi siamo in Puglia, a Conversano. Sì, noi siamo a Conversano, come avrete capito bene, perché in molti post e in molte ricette io nomino Conversano. Quindi famosa. Vi aspettiamo a Conversano, anzi vi aspetterò a Conversano quando sarà finito tutto, per abbracciarci e per stare tutti insieme. Siamo 230. Bene. Ciao da Maria Pia di Mola. Ciao Maria Pia di Mola. Maria Pia di Mola è il cognome o di Mola? Ciao da Giulia. Ciao Giulia. Di Mola. Il cognome. È il cognome? Sì. Ah, Maria Pia, ciao Maria Pia. Lella. Ciao Lella. Gabriella da Roma. Ciao Gabriella. Allora, basta con Monopoli. Ciao da Monopoli e quindi ci siamo. Fasano, Castellana Grotta. Castellana. Mesagne, Trigianello. Trigianello. Trigianello è un paesino vicino a Conversano. C'è uno dalla Svizzera. E ciao pure dalla Svizzera. Stiamo superando i confini. Abbiamo già superato i confini. Amatrice. 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 Buongiorno, signor regista. Amatrice. In che senso Amatrice? Che ama? Oddio, basta. Fermiamoci qua. Allora, questo è l'impasto delle orecchiette. Ora. Ortanova. Vieni qua a far vedere l'impasto come è venuto liscio. Questo è l'impasto delle orecchiette. Ora questo, io faccio così. Dovrebbe essere avvolto nella pellicola. Io faccio così. Mettiamo questo qui così e aspettiamo 5 minuti. Nel frattempo vi dico un pochettino di elementi sulle orecchiette. Ti dico, regista, che se tu mi parli così io non ti capisco. Ripetere le dosi. Ah, ripetiamo le dosi. Allora, queste sono 300 grammi di farina di semola rimacinata. Io uso la semola rimacinata, ma potete usare anche la semola. E 150 ml di acqua calda. Allora. Cosa stiamo preparando? Le orecchiette. Stiamo facendo... oggi non facciamo nessuna cosa con i fornelli accesi, però facciamo le orecchiette. Allora, le orecchiette che cosa sono? È un tipico formato di pasta pugliese, si chiamano orecchiette perché, Raffaele, ti chiedo per favore non parlare da dietro al telefono perché io non ti capisco. E quindi si chiamano orecchiette perché hanno la forma di un orecchio. Buongiorno da Marsica, Abruzzo. Ciao. Si chiamano orecchiette perché hanno la forma di un orecchio. Aspetta un attimo. E quindi... Napoli. Napoli. Aspetta un attimo. Ciao Napoli. E quindi, se invece siamo nel Brindisino, le orecchiette vengono fatte con la farina integrale e prendono il nome di orecchio du prevete, cioè l'orecchio del prete. Mentre a Bari abbiamo le strascinate, e strascinate, che sono piatte perché non vengono girate e quindi non hanno la forma concava. Mentre se ci spostiamo verso il Foggiano si chiamano chiancarelle. Allora, io ve lo dico subito, non farò le orecchiette baresi tipiche, io farò le orecchiette alla foggiana, cosiddette cudistungulo. Non vi spaventate per questa parola, non è una cosa volgare, ma si chiamano proprio così, cudistungulo, nel senso che quando io le andrò a girare
avrò il dito nell'orecchietta. Ora, vediamo se l'impasto è pronto e poi magari vi dico anche come condire il nostro impasto. Tolgo questo che non mi serve più. Sansevero, Cagliari, Abruzzo. Ciao Sansevero. C'è più di una che non le sa fare. Adesso vi faccio vedere come si fanno. Allora, spero solo di aver fatto un impasto giusto, così da farvi vedere bene come realizzarle. Pino. Ciao Pino. E dopo vi dico tutti gli abbinamenti da fare con le orecchiette, come si cucinano con le cime di rame. Mettetevi comodi, così stiamo un po' in compagnia. Tanto a casa dobbiamo stare, quindi. Allora, io mi sono seduta un attimo perché in piedi non le so fare. Allora, vieni tu qua che facciamo vedere. Questo è il rotolino che io ho fatto, rotolino, cordoncino, come serpentello, come volete lo chiamate, che ho fatto con l'impasto delle orecchiette. Doveva riposare ancora, quindi ci proviamo lo stesso. Noi tagliamo un pezzettino, il pezzettino sarà in base alla grandezza delle orecchiette che noi vogliamo. Poi vi faccio vedere tutte le grandezze. Allora, Raffaele, te lo ripeto per un'ennesima volta, non parlare perché non ti capisco. Allora, facciamo così, giriamo l'orecchietta. Saluto da Ginevra. Ciao da Ginevra. Ginevra, sì, però Ginevra. Di origine pugliese. Ah, di origine pugliese. E questa è l'orecchietta. L'impasto doveva riposare ancora, ecco perché non vediamo tutte le belle zigrinature sull'orecchietta. L'orecchietta devi far vedere, vieni più qua. Facciamo così, dobbiamo partire dal legno, non dobbiamo partire da qua. Se noi partiamo di qua, vi faccio vedere che cosa succede. Allora, se parto di qua, facciamo un cordoncino che, vedete, è brutto. E soprattutto nella cottura, quella parte rimarrà più cruda, la parte più sottile sarà più cotta. Allora, facciamo così, si fa così e si gira l'orecchietta. Questa, ripeto per l'ennesima volta, non è l'orecchietta barese, è l'orecchietta alla foggiana, Kudish Tungulo. Si fa così e si gira. Devi riprendere le orecchiette, non a me. Si fa così e si gira. Si vede? O devi venire più vicino? È arrivata la Germania. Ah, bene, è arrivata la Germania. Dai, vieni più qua, prendi le orecchie. È così. Allora, adesso vedrete voi stessi che se l'impasto riposa un po', verranno delle orecchiette più belle. Che tipo di coltello? Allora, questo qui è un coltello alla maliscia. Se voi vedete, non ha una maliscia, non ha zigrinature. Ha solo questa parte qui, però è facilissimo da reperire, si trova dappertutto. Questo è l'ultimo coltello della pizzeria di mio padre. È l'ultimo, non ne ho più. Quindi è un cimello proprio storico. Così e facciamo le orecchiette. Vedete adesso che l'impasto comincia a rassodarsi un po', le orecchiette vengono sempre più belle. Riprendi più vicino questa parte qui, che è questa parte che gli interessa. Tagliamo, iniziamo dal legno, non iniziamo dall'orecchietta, mettiamo il dito sul coltello e trasciniamo, ecco perché si chiamano strascinate anche. Mi dispiace non farvele vedere belle belle perché l'impasto doveva riposare un po', forse avrei dovuto prepararne uno in anticipo per farvi vedere la consistenza giusta. Comunque adesso vedrete che il prossimo cordoncino verrà molto meglio. Così e girate sul dito. Si vede bene? Se non si vede bene ditelo, così magari cambiamo angolazione per far vedere, facciamo qualcosa per farvelo vedere meglio. Si vede. Si vede? Ok. E facciamo così. Così tagliamo. Ciao, ciao da Monza. Iniziamo a Toscana. Sì, aspetta, adesso stiamo facendo questa cosa, poi rifacciamo i saluti. Tagliamo. Rolliamo e giriamo. Allora, se vogliamo fare delle orecchiette più piccole, però se non siete pratici, cominciate a farle grandi, poi piano piano comincerete a imparare. Le facciamo un cordoncino più sottile. Vieni più qua che faccio vedere come viene piccolina. Vedete? Questa è piccola piccola. Questa è la figlia di quella.
Allora, adesso vi faccio vedere anche come realizzare i cavatelli. Sto aspettando che l'impasto si indurisca un po' per essere più facile da maneggiare. Ma già vedo che... Allora, queste sono quelle piccole piccole. Finisco di fare questo cordoncino e poi faccio le altre. Poi adesso vi faccio vedere anche dove io le metto. Però io ho questa cosa qui, questo telaio. Fai vedere. Io ho questo telaio qui. Usport. In dialetto ho detto usport a conversare. Usport. E quindi si mettono le orecchiette sopra. Quindi se le vogliamo fare asciugare, le mettiamo qui. Ma va bene qualsiasi tipo di spianatoia, con una tovaglia sopra oppure con la farina sotto. Cioè non è un problema questo, non è che dobbiamo avere per forza questo per fare le orecchiette. No, possiamo fare le orecchiette ugualmente e metterle su una tovaglia, su un tavoliere, sul tavolo, dove vogliamo le mettiamo. Ora finisco di fare questo, vedete che già adesso l'impasto è più giusto. E vi faccio vedere i cavatelli, le strascinate e anche i cavatelli ricci, facilissimi da preparare. Mi devo rialzare, scusami. Saluti da Capri. Ciao Capri. Sono perfette. Sono perfette, speriamo, perché io ci tengo a farvele vedere bene. Questa è arte, tant'è vero se tra storia e leggenda si narra che le orecchiette si narra, non sto dicendo che è così, sto dicendo che è fra storia e leggenda, documentandomi, questo ho trovato, che è un panettiere di Bari, che le orecchiette siano nate a Bari, e che un panettiere di Bari nel suo testamento, pensate un po', abbia lasciato come eredità a sua figlia l'arte del fare le orecchiette. Quindi pensate un po' quanto fossero preziose, ma lo sono anche adesso. Questo parliamo già dal 500, che le orecchiette erano considerate addirittura una dote. Pensate un po' che dote. E quindi facciamo così, io sto preparando già due cordoncini, così vi faccio vedere bene come realizzare. Perché le donne devono curare la casa, saper cucinare, ecco perché erano adulte. Eh sì, sicuramente per questo. Ciao, grazie Dada. Ripeti l'impasto. Allora, l'impasto è fatto da semola rimacinata e acqua. Acqua calda, bollente, vi voglio dire bollente, ma ho paura che voi usiate un'acqua troppo bollente e poi andiamo a cuocere l'impasto. No, calda nel senso deve essere bollente, però potete mettere le dita dentro, diciamo così, potete toccare l'acqua, non troppo bollente, deve essere calda al punto giusto. Allora, regista, vieni più qua che facciamo vedere i cavatelli. Scusate il rumore della sedia, ma io se non mi siedo non le so fare. Allora, cavatelli, dobbiamo solamente trascinare senza girare, così, oppure mettiamo lo stesso dito così, e questi sono i cavatelli. Spero che si veda bene, perché ci tengo che la mia prima diretta sia utile, non sia perfetta, perché è impossibile che sarà perfetta, con me le cose in diretta non saranno mai perfette perché l'agitazione mi frega. Si vedono? Aspettiamo che qualcuno dica che si vedono. Si vedono bene? E queste sono. Se voi non volete vedere i commenti, trascinate verso destra o verso sinistra, ora non ricordo, verso i commenti, destra. Verso destra, così non li vedete e potete vedere benissimo l'impasto, la realizzazione delle orecchiette, perché a volte i commenti si sovrappongono al video e non si vede bene, e si distraggono tutto. Togliete i commenti, poi magari li leggete, ecco, in un secondo momento. Allora, ripetiamo, questa l'orecchietta, vieni più qua, vieni più vicino, questa l'orecchietta, e ve ne faccio due, questo il cavatello. Poi vi dico i condimenti da abbinare. Ora vi faccio vedere le strascinate baresi. Le signore baresi non si agitino. Per favore state calme, perché io non sto facendo le orecchiette baresi. Queste sono le mie orecchiette. Lo ripeto per l'ennesima volta. Le strascinate, si mantiene l'impasto e si strascina. Ecco perché si chiamano strascinate. Si vede?
La faccio più grande, così è più facile da capire. Così e si strascina. Così e si trascina. Naturalmente, sia orecchiette che cavatelli che strascinate possono essere realizzate con la farina integrale, però non tutta farina integrale, sempre una parte di semola che gli dia un po' di callosità e di forza all'impasto, se no una volta cotte diventano proprio una poltiglia. Allora, strascinate. Ecco, fai vedere adesso che l'impasto è più sodo e vengono meglio. Strascinate. Questo è più facile perché basterà mantenere l'impasto per fare le strascinate. Così, ora vi faccio vedere orecchiette, strascinate, cavatelli. Vi faccio vedere i cavatelli ricci, che è facilissimo. Iniziate magari a prendere confidenza con l'impasto facendo i cavatelli ricci. Tagliate tanti pezzettini di impasto così. Spostiamo questi più qua. Tagliate tanti pezzettini. Prendete un rigagnocchi. Ho una forchetta, ma il rigagnocchio è perfetto. E vieni che vi facciamo vedere come si fa. Prendete questo piccolino impasto. Pronto, regista? E vieni più qua. Vieni più vicino. Più qua si dice in dialetto. Scusatemi, ma quando sono agitata mi esce la parte. E si fa così. Wow. Si vede bene? Se no li faccio più grandi, se non si vede bene. Si vede. Ok. E fate i cavatelli ricci. Forte e chiaro. Ok, benissimo. 50 gradi l'acqua, la temperatura, di più. Di più. Perché dovete, non vi fossilizzate sulla Non è temperatura. Piano 70, vabbè. piano imparerete, non state a guardare i gradi, queste cose vi distraggono dall'obiettivo principale che è quello di fare le orecchiette. Se è più calda, se è più fredda, meglio più fredda che più calda. Ecco, facciamo così. Meglio più fredda che più calda. Allora, e questi sono i cavatelli ricci. Poi, che più possiamo far vedere? Cavatelli strascinate, C'è cavatelli ricci. qualcuno che chiede la pasta fatta con i ferretti, Eh sì, però ma purtroppo io nel trasloco ho perso il ferretto. Vediamo se adesso prendo uno stecco in legno e se riesco a farlo con lo stecco in legno, ve lo faccio vedere. Ora, nel frattempo, prima vi faccio vedere di nuovo le orecchiette. Per un'altra volta e poi passiamo al condimento e ci salutiamo perché capisco bene che troppo tempo in diretta nessuno vuole stare a guardare me. Allora, vieni, vieni. Quindi ripetiamo le orecchiette. Iniziamo dal legno, come si chiama? tavoliere, Dal tavoliere, la base del dalla tavoliere. base del tavoliere. Iniziamo di qua. Cominciamo a trascinare mettendo il dito e giriamo. Ora io le faccio senza così, vedete bene. Così e così. Così e così. Non fate il cordoncino intorno troppo spesso, ecco perché vi dico di iniziare dalla base, perché se no nella cottura avrete questa parte cotta e questa parte intorno cruda. Come vedete, adesso che l'impasto comincia a sudarsi, le orecchiette vengono meglio. Caponte. Ah, è vero, i capunti, avete ragione. Allora, i capunti si fanno così. Facciamo il rotolino, dividiamo l'impasto, questi saranno 2-3 cm più o meno, così. Più sottili li fate, più piccoli verranno i capunti. E facciamo questo movimento con le dita. Scusate le mani con l'impasto, però se no mi devo alzare a lavarmi le mani e mi devo lasciare. Si prende l'impasto, si tira con le dita così ed ecco fatti i capunti. Si vede? Vieni più vicino, inquadrare solamente l'impasto, non Sì. inquadrare me. Così e così. Così e così. E vedete come vengono belli aperti? Questi si chiamano anche cavatelli a tre dita perché si realizzano con tre dita. Ok? Molto molto semplicemente. Vi faccio vedere degli altri. E ora vediamo se riesco con uno stecco di legno a farvi vedere
La pasta rotolata, la pasta incanulata, rotolata, non mi viene adesso il termine giusto, scusate, Ferretto. col ferretto, ecco. E abbiamo anche fatto i capponi. Tu inquadra qui che io vado a prendere lo stecco in legno, magari mi lavo anche le mani. Un attimo solo, arrivo subito, inquadra la pasta. Voi nel frattempo, se avete qualche domanda, fatela pure. E io vi dico anche come dobbiamo condire, arrivo subito, come possiamo condire la pasta. Inquadra innanzitutto che ci sono anche le cime di rape, così vi spiego anche. Dove si trova quell'attrezzo? Qual è l'attrezzo? Questo, Sì. in tutti i casalinghi. Nei mercati, nelle fiere, è facilissimo da reperire. È un rigagnocchi semplice in legno. Un rigagnocchio. Sì, è un rigagnocchi. Allora, vediamo se ci riesco. Quella è Con sempre Samona che mette? sì, sempre semola. Sì, sempre semola. Non aggiungete la farina perché la farina è troppo. Diventa appiccicosa poi nella cottura, invece la semola no. Adesso proviamo a fare la pasta col ferretto. Prepariamo tanti cordoncini così. Io li sto facendo grandi per essere più visibili, ma li potete fare anche più piccoli, più sottili, più corti, come volete voi. Questo facciamo finta che sia un ferretto, che di regola, cioè la tradizione vuole che si usi. Si chiama ferretto proprio perché si usa il ferro dell'ombrello, si usava quello in antichità. In antichità. Nell'antichità. Le Sì. Allora, facciamo così. Vieni qua, dosi, le dosi. adesso ti ripeto Ripeteremo. le dosi, adesso ripeterò tutto. Vieni qua. Facciamo i ferretti. Facciamo quello col Cioè, o ferretto. le agnette in questo In questo caso. caso diciamo legnetto, metto un po' di farina di semola perché col legno ho paura che si attacchi. Però Allora, è un questo è un altro, bastoncino un bastoncino di lungo. impasto, semplicemente. No, l'attrezzo. È un attrezzo. Come? Che cosa stai Invece che dicendo? si ripara in legno, Eh sì, l'attrezzo, basta. il Allora, prendiamo l'impasto e lo mettiamo così fermo sul ferretto e andiamo così ad arrotolare. Si vede? ferretto. Se una voleva vedere Ad il arrotolare movimento e non sto facendo giusto. vedere il movimento giusto. Se Eh tu non sì. parli, forse riusciamo a capire anche noi. Dai. E si fa così, così lo sto facendo piano piano per farvi vedere. E si fa così. E poi, ecco, come avevo detto, comunque è venuto. Adesso vediamo di farlo più lentamente. Devo mettere la farina Qualcuno sul. dice che si chiama il fusillo, no, non è il fusillo. Si chiamano anche fusilli. Sì, si chiamano anche fusilli. Allora, mettiamo un No. po' di farina, se abbiamo questo qui, se usiamo questo stecco, se usiamo quello in ferro, non serve la farina, la semola. Ripetiamo, mettiamo qui, partiamo da questa parte qui e arrotoliamo, facendo un po' di pressione. Spero che si riesca a vedere, si vede? Non troppa pressione. Facciamo così. Bisognava rotolare, Arrotolarlo sullo stecco e sfida poi e poi sfidare. sfilarlo. Ecco, questo già è venuto meglio, vedete? Purtroppo con lo stecco di legno non è facilissimo. Riproviamo. Iniziate proprio dalla base, da qui, da questa parte qui. Mettiamo un po' di semola e facciamo così. Mettete così e fate così. Aiutatevi anche con lo stecco le prime volte e arrotolate. Spero che si veda bene. Così, così, Tutto sta nella così. Eh pazienza, sì, pazienza, pazienza e pazienza, volontà. pazienza. Ed ecco qui il nostro fusillo. Si vede Si vede. bene? Ok, ne faccio un altro e poi passiamo ai condimenti perché capisco che. Ma però siete in 300. Allora, vediamo di farlo meglio così vi faccio capire bene. Allora,
Quindi di nuovo a riprendere solamente le mani. Ci fai vedere i ferretti? Sì, la questo pasta, qui. La pasta fatta il ferretto, non c'è un nome. No, questa è la pasta al ferro, si chiama. Pasta al ferretto, fusillo, adesso non mi viene il nome il termine giusto, nostro però non c'è. così è. Non c'è un termine. Arrotoliamo, così. Mettete l'impasto di fronte a voi, arrotolate, così, così. L'attrezzo non è quello così. Giusto, è un po' più doppio, ovviamente. Eh sì, sto dicendo che ho Stiamo fatto... improvvisando. Perché non c'ho il ferro. Eccoli qua. Naturalmente dovrebbe venire molto più sottile, lo dico già perché ci saranno delle critiche, dei commenti di critica. Dovrebbe venire molto più sottile, ma se io No, schiaccio... non c'è nessun commento critico. Vabbè, ci saranno. Se io faccio più pressione, si attaccherà al legnetto. E ve lo faccio vedere, così. Così. Capite quello che intendo? Busiata. Sì, le busiate, no? Busiata, busiata. Le busiate dovrebbero essere fatto questo. È un altro tipo di pasta. Se non erro, le busiate fatto questo si chiudono. Però adesso, in questo momento, che sono in confusione, però credo che siano queste le busiate. Cioè, fatto la parte col ferro, si chiudono, credo. Allora, iniziamo. Questo qui... Adesso lo faccio. La sezione così. Del berretto, tonda, quadrata. Allora, quello degli ombrelli era quadrato, però adesso il commercio cioè, sono ah, tondo. Cioè proprio la stecca dell'ombrello, ma va. Cioè, in origine una mia vicina di casa, quando abitavo a Castellana, mi aveva regalato il suo ferretto, che io ho perso cioè, purtroppo. La stecca dell'ombrello. Ed era in sezione quadrata, perché era la stecca dell'ombrello. L'arte di arrangiarsi. Sì. Allora, vieni vicino che facciamo vedere per l'ultima volta questo e poi salutiamo. Diciamo qualche condimento. Allora, se io premo per farle venire più sottile, potrebbe attaccarsi al legno. Ora vediamo. Questo bisognerebbe premere così e fare così. Come vedete, non è facile farlo fuoriuscire dal legnetto. Purtroppo mi dispiace che non avere l'attrezzo. No, è più bello questo, lasciamo stare. Così. Ok? Qualche domanda? O passiamo ai condimenti? Ci fai rivedere quello con le tre dita? Sì. Vieni. Lo vedi prendere a me? Sì. Così. Mettete le tre dita. Così. Questo è il pezzettino dell'impasto. Mettete le tre dita così. E fai così. Vedete? Allora, facciamo così, che non... Piano piano. Così. Si vede? Sì. Devo prepararne un altro? Penso di no. Ok, nel frattempo che io magari ne preparo un altro, vi faccio poi un riepilogo generale di orecchiette, cavatelli, strascinate e tutto. Diciamo un po' come le possiamo condire. Naturalmente, noi a Bari le facciamo orecchiette con le cime di rape. Le cime di rape sono qui. Le cime di rape... vanno pulite così, si prende la cima e si prendono anche le foglie, ma non solo le foglie, come ho visto alcuni spiegare di fare la pasta con le rafe, che hanno detto di prendere solo le foglie. E che si fa con le cime? Una volta che avete preso le foglie, con queste che fate? Vedo certi video che sono scandalosi, fate la pasta con le cime di rafe, le orecchiette, solo con le foglie, e questi che fate? Questa è la parte più buona della cime di rafe. Comunque, lasciamo perdere. Non per niente si chiamano cime di rapa. Se no però, sarebbero foglie però di rapa. Non devono essere fiorite. Non devono essere fiorite, è un fiore giallo. Qui c'è un fiore giallo e questo poi si elimina semplicemente facendo così. Esatto. Però non bisogna aspettare, non farlo fiorire. No. Chiedono se possono condividere sul loro profilo. Certamente che sì, dovete condividere nel vostro profilo. Mi aspetto migliaia di condivisioni da voi perché siete veramente... Mi siete stati vicino tantissimo, sia dall'inizio dell'apertura della pagina sino ad oggi. Soprattutto in questo momento avete fatto in centinaia la ricetta dei cornetti sfogliati, mi avete invaso di fotografie di cornetti, che veramente aprire la pagina la mattina era la cosa più bella della giornata, soprattutto in questo periodo. Io vi devo veramente ringraziare, grazie a tutti per la compagnia che mi fate, grazie. Allora, vi dicevo delle orecchiette con le rape. Se usate le orecchiette secche, che siano comprate o fatte a mano,
Quando cucinate le rape nell'acqua che bolle, dovete mettere per prima le orecchie. Raffaele, ti ripeto, non parlare perché non ti capisco. Non so. Prima di cucinarle bisogna essiccarle. Non mica per forza bisogna essiccarle. Dico, allora, dire, fammi parlare okay. A me, tu pensa a fare la regista. Vai. Allora. Come condirli? Come condirle? Se usate... Allora, riprendiamo da capo, visto che hai interrotto dicendo questa cosa. Le orecchiette perché si fanno asciugare? Si fanno asciugare solo nel caso in cui voi dovete trasportarle altrove, oppure le fate la sera per la mattina perché ci vuole tempo, allora si fanno asciugare. Ma se siete in due, in tre, in quattro e avete fatto le orecchiette mezz'ora prima, mezz'ora dopo già le potete cuocere, non c'è bisogno di farle asciugare. Con questo raccogliete e mettete nell'acqua. Mia nonna usava le cartoline per prendere le orecchiette, e noi con le cartoline prendevamo le orecchiette e le mettevamo ad asciugare, ma perché mia nonna ne faceva 3 kg. Ma se ne fate poche non c'è bisogno. Io adesso le sto facendo adesso a pranzo, le cucinerò con le cime di rape. Possiamo farlo vedere questo movimento di raccogliere e mettere? Sì, così. Mettete un po' di sero, raccogliete così, vedete? Sì. O mettete qui, oppure direttamente nell'acqua. Naturalmente se le mettete nell'acqua cercate di evitare di mettere troppa semola, non succede niente. Non dovete avere paura voi degli impasti, delle orecchiette, perché non vi mangiano, siamo noi che mangiamo le orecchiette, non loro che mangiano noi. Così. Nessuno. Così. E fate così. E basta. Ora ritorniamo alla ricetta delle orecchiette senza interruzioni, grazie. Allora, se usiamo le orecchiette secche, dobbiamo prima immergere le orecchiette nell'acqua e a metà cottura le cime di rape. Se invece usiamo le orecchiette fresche, che hanno veramente pochissimi minuti di cottura, al massimo 3, mettiamo prima le cime di rape e poi le orecchiette. A parte si fa un soffritto con aglio, olio abbondante, acciuga e peperoncino, se vi piace il peperoncino, se vi piace l'acciuga, comunque non c'è obbligo di niente, la cucina deve essere una cosa allegra, non deve essere un fossilizzarsi. Avete l'acciuga? La mettete, non ce l'avete? E pazienza, le fate lo stesso. Fate questo soffritto delicatamente, per non far bruciare l'aglio aggiungete un cucchiaio di acqua di cottura della pasta, così l'aglio non si brucia e vi aiuta anche a sciogliere l'alice. Dopo l'acciuga, l'alice, come volete la chiamate, tanto è la stessa cosa. Una volta cotta la pasta, o alzate la pasta e la mettete nell'intingolo preparato, oppure scolate la pasta e prendete un condimento e lo mettete nella pasta. In più, da noi si fa anche il pane fritto. Che cos'è il pane fritto? È il pan grattato cotto in un po' di soffritto, cotto, brustolito e un po' di olio. E quello si aggiunge sopra per dare con croccantezza alle orecchiette. Ora, questa è la pasta, le orecchiette con le cime di rape. Però le orecchiette si possono fare anche con il sugo semplice, con la ricotta marzotica, che è il cacio ricotta tipico nostro pugliese, che è una forma di formaggio un po' salata e che viene grattugiata a fori grandi e si aggiunge sopra le orecchiette col pomodoro fresco, oppure con i funghi cartoncelli e la pancetta. Sempre io suggerisco sempre di aggiungere il pane fritto sopra, perché dà un sapore veramente buonissimo. Oppure per esempio i cavatelli si possono fare con ceci, fagioli, frutti di mare, cozze e fagioli, gamberi e ceci, oppure semplicemente le orecchiette con un pomodorino fresco e della rucola, sempre con la ricotta, con il formaggio, la ricotta, no, come si chiama, la ricotta marzotica, il cacio ricotta, ecco, grattugiato sopra. E quindi, diciamo, se avete altre richieste me lo dite, magari avete un ingrediente in casa che volete consumare, io vi posso suggerire come utilizzarlo con le orecchiette. C'è qualcuno che usava le fotografie anziché le cartoline. Ecco, è vero, anche le fotografie, sì. No, mia nonna però le cartoline.
Sì, è più rigida, sì, era per più farci rigida. stare buone quando davamo fastidio, perché mia nonna, sapete, dovete sapere, aveva 11 figli più 2 di ritorno, cioè io e mia sorella che siamo tornate, Ah, due di due di ritorno, nel ritorno, senso due in più figli dei fra me e mia figli. sorella. E qui, che per farci stare buone, mentre lei faceva le orecchiette, ci faceva prendere le orecchiette con questa cartolina e ce le faceva sistemare tutte su un tavoliere enorme che aveva, coperto da una tovaglia, e noi le sistemavamo tutte precise, una vicino all'altra. Ecco perché usavamo la cartolina. Quindi penso che abbiamo detto tutto e ci possiamo salutare. Allora, visto che è finita la diretta, ci salutiamo. Io mi devo rilassare, vado a bere un po' d'acqua. Scusate le imprecisioni, scusate gli errori, scusate il respiro affannoso, però piano piano devo prendere confidenza con questa cosa delle dirette e faremo dirette più allegre, più belle, dove io sarò più tranquilla e dove potremo far vedere tante cose belle. I dubbi? Ah, Il se tuo canale volete comunque i dubbi, vedi che non si capisce niente quando tu parli così. YouTube, dai, per vedere i video. Allora, se volete vedere i video da me realizzati, iscrivetevi al canale YouTube che si chiama Lo Stesso Cucina come Graziella e vi aspetto numerosi. Iscrivetevi. Iscrivetevi, ho detto, iscrivetevi al canale YouTube. La prossima volta metteremo un bavaglio alla bocca di regista, così non mi farà sbagliare e non mi farà Non ti ho fatto sbagliare, mi dispiace confondere. davvero che te l'ho fatta. Bene, io e il regista vi salutiamo, poi vi metto la foto delle orecchiette con le cime di rapa e anche la ricetta. Per qualsiasi cosa scrivete sotto alla diretta e io vi risponderò sperando che Facebook mi mostri tutti i commenti. E quindi ci vediamo poi nei commenti e ci vediamo per la prossima diretta. Se volete una diretta in particolare, scrivete nei commenti e io la realizzerò. Le semole di grano antiche, quelle cose là, no? Sì, potete usare la semola Senatore Cappelli, potete usare la semola che volete, la semola integrale. Sì, Ma c'è una potete usare. tappeta, insomma. Macinata pietra, quella che volete voi. L'importante è che se per esempio le fate integrali, tagliate un po' la farina integrale con un po' di semola, perché sennò vengono proprio troppo, troppo, troppo mollicce poi nella cottura. Questo è ciò. Allora, vi saluto a tutti perché eravate veramente tanti. Ciao a tutti, alla prossima diretta. Ciao, ciao Mattias, ciao! Ciao a tutti, alla prossima.